Buon salve gente, benvenuti nella mia sezione commenti. Per chi non lo sapesse, sono quei video in cui rispondo ai tuoi commenti. Quindi, se vuoi apparire in questi video, devi semplicemente commentare tutti i miei video e proverò a menzionarti tramite il tuo handle. Inoltre, se vuoi, puoi iscriverti e mettere mi piace al video. Detto ciò, iniziamo! Mangi le parole. Ma scusa, ma mica sono una specie di animale selvatico o qualche specie di animale particolare che si mangia le parole. Vabbè, comunque, tralasciando il babbio, ho capito quello che intendi e ho capito, cercherò di migliorare me stesso su questo punto di vista. In caso fammi sapere cosa ne pensi di questo modo di parlare e fammi sapere se appunto comunque è cambiato qualcosa in relazione al commento stesso, al video stesso, diciamo, fammi sapere, va? Grazie comunque per il feedback. Kaido ha risvegliato tutti i tipi di Haki. Allora, non esageriamo ora, attenzione, non esageriamo, perché comunque Kaido sì, c'ha un Haki dell'osservazione, diciamo, ben sviluppato, come ci ha fatto vedere, ok, possiamo anche paragonarlo a un risveglio. C'è un Haki d'armatura, diciamo, se lui non ci ha risvegliato, diciamo, non vedrei chi altro potrebbe averlo. Mentre per quanto riguarda l'Haki del Re Conquistatore avrei qualcosina da ridire al riguardo, visto che comunque durante l'arco non ha dimostrato chissà quali grandi capacità come appunto ci ha fatto vedere Shanks, cioè nell'ultima sua apparizione sotto Wano, cioè come ha fatto fuggire l'ammiraglio via Bluetooth, possiamo dire anche così, cioè per farvi capire. L'Haki, il risveglio dell'Haki manca, manchiamo anche di spiegazioni per quanto riguarda questo risveglio di Haki. Come avviene, come funziona? Perché se vi rendete conto, su l'isola dei uomini pesce, appunto, viene detto che Shanks sarebbe in grado di batterne, o comunque battere, 100.000 uomini pesce a differenza di Ruffy, che poteva batterne appunto 50.000. Ok, questo passaggio da 100.000 a 50.000 non è una cosa che si avviene tramite il rivestimento della Haki del Re Conquistatore, cioè questo potenziamento della Haki del Re non avviene in questo modo, avviene tramite un risveglio appunto che ti porta a un livello successivo, superiore, che ti permette di migliorare ancora di più, esattamente che appunto come ti permettono di fare i risvegli dei frutti che ti permettono di acquisire nuove capacità e di migliorarti tu in maniera globale. Quindi per me Kaido ha soltanto un frutto del diavolo risvegliato, un Haki dell'osservazione risvegliato, un Haki dell'armatura risvegliato. Poi per quanto riguarda l'Haki del Re Conquistatore non ce l'ha risvegliato.